Un Siracusa motivato, ben disposto in campo e quasi perfetto nell'applicare la tattica del fuorigioco, riesce a guadagnare un punto d'oro a Salerno, costringendo anche il Granata ad accontentarsi della divisione della posta. La Salernitana, chiamata alla definitiva consacrazione di fronte al proprio pubblico, oggi accorso numerosissimo sugli spalti, non è riuscita a ripetere la convincente prova dell'esordio. Ma allora c'era di fronte una San Benedettese distratta e in ritardo di preparazione. Quest'oggi il Siracusa è apparso atleticamente già in condizione e dotato anche di un'intelligenza tattica sul rettangolo di gioco non consueta per una neopromossa. La gara ha vissuto così solo di episodi che avrebbero potuto comunque cambiare l'esito del risultato a favore dei Granata, che nel secondo tempo hanno avuto due grossissime occasioni per superare Torchia. In grossa evidenza nelle battute iniziali Pecoraro, che è bravo a scattare in tempo fra le maglie difensive siciliane. Nella prima circostanza è Lucchetti a non saper sfruttare l'assist. Nella seconda chiude bene la difesa ospite. Poi al decimo il centrocampista Granata decide di provarci direttamente, di poco a lato il suo bolide. Al ventunesimo il Siracusa, capace anche in proiezione offensiva di rendersi pericoloso, si vede annullato questo gol per un fallo commesso in precedenza da Orlando. Ma la gara, nonostante qualche brivido, non sale mai di quota, anche perché il gioco della Salernitana è sempre interrotto sul nascere dal pressing di Solano. È difficile in queste condizioni trovare gli spazi, bisognerebbe cambiare marcia, ma la Salernitana continua ad affidarsi ai suggerimenti del capitano Di Bartolomei, con Lucchetti e Gonano troppe volte sorpresi nella trappola del fuorigioco. Al 35esimo Zennaro, sulla solita corsia destra, trova un buco regolare, affrettato il tiro che sfiora il montante. Ultima conclusione, che è l'unica del primo tempo nello specchio della porta, questa di Di Bartolomei, che su punizione esalta le doti acrobatiche di Torchia. Ripresa che dovrebbe ravvivarsi con l'11 di Anzaloni, chiamato a trovare le giuste soluzioni offensive per superare un Siracusa davvero bravo a mantenere la partita sui binari desiderati. E così la prima mezz'ora se ne va senza poter registrare nessuna conclusione nello specchio della porta. C'è solo il tempo per annotare le posizioni di offside degli avanti Granata e sostituzioni a raffica. Usciranno Gonano per Amato nella Salernitana e Pecoraro per Figliomeni nel Siracusa. Al 28esimo la prima delle due espulsioni. Orlando, per fallo a gioco fermo su Ferrara, lascia il campo anticipatamente. Due minuti più tardi Torchia si oppone alla grande su questa girata in aria di Lucchetti. E lo stesso Lucchetti al 35esimo a vestire i panni di suggeritore. La sua torre per Pecoraro e il tiro conseguente esaltano nuovamente il bravissimo portiere siciliano. Il momento migliore per la Salernitana, che può avvantaggiarsi anche della seconda espulsione tra le fila siciliane. Crucitti, per somma di ammonizioni, va a fare compagnia negli spogliatoi al compagno. Al 42esimo la più ghiotta occasione dell'incontro per i padroni di casa. Zennaro lavora bene un pallone sulla sinistra e di prima intenzione serve su un piatto d'argento al centro la corrente Lucchetti. Il bomber Granata vede Torchia fuori dai pali e cerca